di sterilità e di quali siano le cure per la sterilità. Ospitiamo il professor Claudio Giorlandino. È un piacere, ben ritrovato professore. Grazie. Intanto chiaramente facciamo un pochino il focus sulla situazione. È vero che oggi sempre più coppie non riescono ad avere figli? È assolutamente vero, il numero delle coppie che non riesce a... Coronare ecco, il loro sogno con un'unione feconda tende ad aumentare, soprattutto nei paesi occidentali dove l'età in cui si cerca un figlio sta crescendo eh, sempre rapidamente. In Italia eh, l'età media della prima gravidanza di una donna si è spostata attorno ai 30 anni, considerate che all'inizio del secolo scorso, nel 1900, era attorno ai 17 anni. Eh, di tutta evidenza che se si è eh, più anziani la possibilità di avere figli eh, si riduce perché si riduce la fertilità in genere sia nell'uomo che nella donna è solo questa la causa che porta a questo no? in base cioè, a questa è una delle più importanti, ci sono poi dei fattori ambientali il fumo di sigaretta, il, lo stress, essenzialmente le infezioni la promiscuità che c'è adesso soprattutto dal punto di vista sessuale è innegabilmente maggiore di quella che c'era un tempo questa promiscuità porta a, a un aumento di alcune malattie infettive che ah, possono danneggiare certo. i salpingi nelle donne i tubi nell e i tubuli semiliferi nell'uomo. Quindi aumenta, aumenta. <ride> sì, sì, è aumentata. Eh, esiste una stima di quante possano essere, in Italia almeno, sì, le Sì, si ritiene che da, eh, da due a quattro coppie su dieci non riescono ad avere eh, figli e quindi eh, si rivolgono poi progressivamente ai centri di fertilità, sempre in un'epoca in genere eh, trascorsi 18-24 mesi eh, dal, mh, dal momento in cui cercano. Senta professore, quando si parla di sterilità, che una coppia non riesce ad avere figli, in realtà può essere sempre la causa la vera sterilità o non sempre così? E come andare a ricercare? Qual è la causa precisa? Sì, innanzitutto la distinta la sterilità dalla micropoliabortività o poliabortività. Ecco, facciamo coppie, i punti. Ci sì, sono coppie che riescono a concepire avere un figlio e poi lo perdono immancabilmente. Questo attiene a una problematica totalmente diversa. Non sono sterili, sono infertili. Le coppie sterili invece sono quelle che, malgrado una vita coniugale sana e continua, nel giro di 18-24 mesi non riescono ad avere bambini. L'Organizzazione Mondiale della Sanità eh, rappresenta come patologia, quindi come malattia, la ricerca infruttuosa di una gravidanza eh, dopo 12 mesi è un po' poco, in realtà è si dovrebbe aspettare almeno 18 mesi perché la, Vediamo possono che la curva, sì, la curva di, di, di abbattimento del fenomeno in esterità si, si spegne appunto dopo 18 mesi. Dopo 18 mesi, che una coppia convive e cerca bambini e non vuole avere figli e, 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 e non vengono queste gravidanze, la possibilità che poi intervengano successivamente è veramente molto bassa. A quel punto. È molto bassa. Si, si possono fare poi delle analisi specifiche? Si devono fare analisi, analisi che interesseranno l'uomo e che interesseranno la donna, cioè che oggi riteniamo che indipendentemente dalle cause. La sterilità si spalma circa nel 50% nell'uomo. Addirittura. nella donna, sì, un tempo si dava colpa solo Più alle donne. noi. Eh, vedi, vedi: 50%. No, anche uomini, sì, anche gli uomini hanno molti casi di, di sterilità. L'uomo ha una fertilità che tende a fluttuare nel tempo, ah, ecco. si fa un esame seminale, può succedere che oggi lo troviamo normale, e magari dopo qualche mese patologico e viceversa. Cioè, da dire che probabilmente nell'uomo le cure sono veramente poche, nella donna abbiamo una serie di terapie eh, che per alcuni tipi di fertilità funzionano veramente bene, per altri purtroppo non Ecco, abbiamo detto bene che cos'è la sterilità, parliamo delle cure. A che punto siamo oggi? Quali sono le cure a disposizione, le più efficaci? Ecco, va detto innanzitutto che non esiste una cura più efficace dell'altra. Esiste una cura più eh, diciamo più opportuna, mirata, più opportuna. Eh. Eh, Facciamo un esempio molto semplice. Una coppia che non riesce a avere bambini perché le salpingi, le tube di una donna sono occluse, dovrà rivolgersi a una fertilizzazione assistita, cioè alla tecnica di procreazione mediamente assistita. Cindurre ci la gravidanza, creare l'embrione al di fuori del corpo materno e poi rimetterlo in grembo, quello che si chiamava un tempo filet. Adesso si fa essenzialmente una tecnica che si chiama Ixi. E queste tecniche è quella indicata, è quella pura. Se vi è invece una infertilità, o meglio una sterilità, perché il fattore maschile, cioè l'uomo, ha una modesta riduzione della quantità e della motilità di spermatozoi, basterebbe per esempio una tecnica in vivo: prendere questi spermatozoi, spermatozoi e purificarli e iniettarli nell'utero materno nel momento in cui questa donna sia stata opportunamente stimolata per essere recettiva alla fertilizzazione. Dipende dalla problematica. Diciamo che i fattori per cui una donna o una coppia non riesce ad avere figli sono di tipo diverso. Partiamo per esempio dai fattori, ripeto, anatomici, un'asterità legata magari a un problema di rapporti. Ce ne sono eh. donne e coppie che magari questo è successo, non avevano rapporti nei giorni giusti oppure avevano dei rapporti eh, ante portam, diciamo, ante media, cioè non riuscivano a avere un'eiaculazione regolazione al punto e questa è la cosa diciamo, più, eh, certo. eh, più semplice. Diciamo, e quindi basta ben poco a ottenerlo, oppure poi cominciamo a vedere che sono coppie che hanno problemi nel collo dell'utero per cui gli spermatozoi non riescono a passare, perché sono problemi di quel tipo, coppie che non hanno figli perché hanno patologie dell'utero, dell'endometrio altre delle tube, altre dell'ovulazione, non riescono all'ovulazione e problemi che invece sono legati, e questo in gran parte, alla qualità degli spermatozoi a seconda della problematica noi dobbiamo avere una terapia specifica certo. Va da sé, professore. Anche in questo caso quando si parla di cure per la sterilità, rivolgersi a centri opportuni e specializzati, perché anche in questo sì, settore. Sì. Cioè addirittura adesso le scuole di specializzazioni in ostetricia e ginecologia distinguono la cosiddetta ecco. eh, preparazione, diciamo, specifica in fisiopatologia della riproduzione umana. Un ginecologo che si occupa di sterilità, prende un indirizzo è in grado a far tutto ma prende un indirizzo specifico in questo settore perché si tratta di un settore veramente sovraspecialistico sì bisogna essenzialmente specializzarsi in questo professore Giordanino, facciamo un po' di chiarezza anche sull'aspetto legale in Italia insomma la corte certo. costituzionale come sono i vincoli adesso in At Italia? com'è la situazione? dunque nel 2004 la legge eh, che eh, avrebbe dovuto organizzare un pochettino la, la, le tecniche di procreazione di evento eh, assistita fermò molto sì. in Italia le, queste, queste metodologie e vi fu un gran numero di coppie che andavano all'estero. Eh, eh, questa legge andò incontro a un referendum che non ottenne il quorum e quindi perdurò per parecchi anni, inducendo una riduzione importante della fertilità in, in Italia perché si potevano ferire solo tre embrioni, si hanno grosse limitazioni tecniche. La Corte Costituzionale, sulla base della immotivatezza di tipo eh, clinico sulla salute della donna di queste tecniche, ha rimosso, la Corte ha rimosso tutti questi vincoli che erano, diciamo la verità, puramente ideologici. Ideologici, vera, Beh, no, certo, forse proprio viene... perché siamo in Italia, insomma, si possono immaginare. Sì, Ma sì, adesso sì. come la situazione... No, adesso in Italia c'è un paradosso, perché eh, avendo rimosso tutti questi eh, vincoli tecnici, l'Italia avendo lavorato per dieci anni, Quasi con questo peso sulle spalle, eh, i centri italiani, soprattutto quelli specializzati, hanno acquisito metodologie che magari all'estero neanche si utilizzano. E quindi abbiamo ah, una maggiore. Certo, funzionano meglio da noi che all'estero, tranne in quell'unico vincolo che è rimasto ancora un po' in bilico, che è quello della donazione eterologa di gameti. L'unica cosa che in Italia non si può fare, e ancora non si può fare, benché la Corte Costituzionale si, si sia un po' espressa un po'. Recentemente ha rimandato il problema, non l'ha trattato, è quello di poter utilizzare gameti di ordine eterologa cioè ovociti o spermatozoi di un'altra donna o di un altro uomo. Quindi, professore, in chiusura, siccome ancora anche a me stessa arrivano questi tipi di domande, ha senso oggi, come oggi, per una coppia che cerca insomma, in qualche modo di poter avere figli che ha a che fare con la, la sterilità di andare all'estero? No, se, soltanto se questa coppia ha bisogno di farsi donare la materia prima. Cioè, una donna che è in menopausa o un uomo che ha un'asterità totale, ma l'asterità maschile è difficile che venga considerata tale da arrivare a donare, a farsi donare uno spermatozoo. Oggi gli spermatozoi si possono prendere benissimo dal testicolo, i seminiferi, è estremamente difficile che non si riesca a trovare quel numero di spermatozoi che ci permette di avere un figlio. La vera fabbrica della vita, il vero elemento fabbrica della vita è un po' inquietante. è, però è, la vera, è così. Però è l'ovocita. Ah, ecco in questo senso è l'ovocita. Quindi... Lì veramente possiamo far poco. Se una donna ha finito i suoi ovociti, o eh, se questi sono alterati dal punto di vista eh, strutturale, la fabbrica se la deve andare a prendere da un'altra donna, perché è essenzialmente la donna, l'elemento eh, fondamentale per la riproduzione. Bene. Grazie, professor Giorlandino. L'aspetto per i prossimi argomenti. Grazie. e eh, Ci ritroviamo su www.nonsolobenessere.tv